Beh, le caratteristiche di un imprenditore devono essere, secondo me, penso, la determinazione, il fatto di mettersi sempre in gioco, deve rischiare, deve sapere che il rischio fa parte della sua vita, sempre, ogni giorno, da quando comincia a quando finirà di fare imprenditore. Io sottolineo molto la determinazione, il coraggio, la voglia di fare, perché questi sono gli elementi che ti danno la forza per ottenere il risultato. Cioè questa spinta, questo motivo di arrivare fino in fondo a un risultato, di mai mettersi una meta, ma di allungare, di alzare l'asticella sempre, quindi di continuare a rigenerare la propria voglia di ottenere il risultato, per me questo è il punto fondamentale per poter superare tutti gli ostacoli. Poi, quando comincia a realizzarsi l'imprenditore, deve cominciare ad avere veramente, per quello che riguarda, almeno per quello che penso io, sicuramente l'onestà intellettuale nei confronti di tutte le persone con cui collabora, perché non potrà mai fare niente da solo. Quindi l'imprenditore non potrà mai avere un risultato eccellente, se pensa di poterlo fare da solo, ha bisogno di tutte le persone che lo circondano. Oserei dire che gran parte del suo risultato lo otterrà soltanto grazie alle persone che lo circondano, non sicuramente dalle sue idee, dalla sua spinta, dalla sua voglia di fare, però alla fine è esattamente lo spirito di squadra quello che riuscirà a portare al risultato finale. È un pizzico di pazzia ogni tanto nella sua voglia di pensare cose nuove che magari possono dargli un valore aggiunto rispetto ai suoi competitor.